outside by coolie cans. Don't care who they use that poppy gang. Yeah. You got it. Yeah. Stop the tank. Don't wanna pack pissed out by the waist, man. Pissed out by the case. That's the name of the space. Buongiorno, oggi c'è una giornata del cavolo. Veramente un tempo brutto, opaco. Ma io mi bevo una bella tisanina, questa bella tazza che mi ha regalato mia mamma. Guardate com'è bella, con il mio segno zodiacale, perché sono toro. Calda calda, questa è la prima cosa che faccio ogni giorno. Oggi ho optato per questo look molto molto semplicissimo, con le mie solite scarpette in ginnastica, jeans super comoda, una felpetta famous con i mini. Praticamente io ho notato sta cosa, che lo smalto quello là bianco subito si macchia, e quindi praticamente lo devo subito rimuovere, e quindi adesso ho messo questo fucsia, però neanche questo mi convince, non mi piace neanche questo. E poi stasera lo dovrò cambiare di nuovo. Ah, perché cosa bellissima, sta super fantastica stasera, dopo la palestra dobbiamo uscire e dobbiamo andare in un posto troppo troppo carino a farci una mega mangiata. Quindi sarà proprio un cheat meal, proprio quelle là, quelle abbuffate, quegli sgarri esagerati, ma non ce ne frega proprio nulla. E andrò con, ci sarà anche il fidanzato di mia sorella, che non si farà riprendere, quindi per me sarà molto difficile, perché praticamente non lo potrò riprendere. Però io rispetto molto il volere degli altri, lo sapete, prima o poi lo convincerò. E quindi, però sono troppo troppo contenta di questa mangiata, e probabilmente stasera dovrò cambiare di nuovo lo smalto. Oddio, sì, perché praticamente penso che lo metterò nero, perché comunque ci sta molto molto meglio con l'outfit lo smalto nero, e quindi dovrò cambiarlo di nuovo. Poi dovrò farmi qualche trattamento rinforzante per le mie unghie, che cadranno bene. Mi sono rifornita di un po' di cosine, ho preso questi qua, i fiocchi di avena, che sapete che mi piacciono tantissimo nel porridge, vi voglio fare anche qualche ricettina nuova. E queste qua, tè verde e tisana silhouette, che adoro tantissimo, sono le mie preferite. Poi un po' di cioccolato, che ci vuole sempre, ho preso questo qua fondente. E quest'altro qua, sempre fondente, però è Lindt, è buonissimo. Questo qua 85% di cacao, più alta la percentuale di cacao ed è meglio, ovviamente è più buono e c'è meno zucchero, buonissimo. Devo far vedere questa cosa, guardate qua, notate qualcosa di strano? Praticamente cosa è successo? Non so se ve ne siete mai accorti, a me qua mi mancava il top, cioè questa parte qua mi mancava, non c'era, e perché doveva arrivare, quindi me la dovevano venire a montare. Praticamente sono venuti a montarmela adesso, dopo non so quanto tempo che ho aspettato, e me l'hanno messo diverso. Cioè praticamente questo è il mio top, guardate, è tipo ruvido, quello antigraffio, ed è tutto un altro colore da questo qua, che è tipo beigeolino ed è liscio, cioè è incredibile. Me l'hanno praticamente messo sbagliato, e me ne sono accorta, gliel'ho detto, e mi hanno detto che praticamente devo aspettare un altro mese per averlo, quindi mo devo stare con sto top che praticamente è diverso. E però penso che questo qua è molto più bello, a parte che più è anche antigraffio perché è ruvido, e poi secondo me questo qua è troppo scuro, non ci azzecca molto con la cuscina, quindi non vedo l'ora che me lo vengano a montare. Se vi volevo ringraziare tantissimo per questo qua, perché praticamente da quando mi avete dato sto consiglio del Vim, io vi chiesi per smacchiare il lavello, ho comprato, finalmente l'ho trovato questo qua in polvere, che voi mi avete detto nei commenti prova col Vim, si smacchia. Infatti guardate qua, cioè si è smacchiato, è diventato bianchissimo tutto il lavello, quindi veramente non so come ringraziarvi, anche se non è eco bio, quindi vorrei trovare un sostituto bio di questo qua. Ma poi soprattutto perché è un bottiglione enorme, ma io tipo non ho messo uno schizzo di polvere e ha pulito tutto, quindi penso che questo qua comunque non lo finirò mai, vivrà più di me. Però se fosse anche ecobiologico sarebbe meglio, comunque ne uso veramente pochissimo ed è miracoloso per smacchiare, quindi vi ringrazio tanto tanto. Eccoci, stiamo registrando i video con la sorellina tutta san valentinese. Abbiamo già registrato il video di Tiger, e poi adesso dobbiamo fare una ricettina di San Valentino, cioccolato, impazzita Lenzi, per il nostro secondo canale, con i stampini a cuore. Siamo felicissime, e qua ci sta anche il mio bimbo, ve lo faccio vedere, il mio amore. Amore, che fai tu, dormi?
adesso che mi morde, che se lo scoccio quando lui dorme non vuole essere scocciato, mi faccio i dentini. Mangio cioccolato. Con la pazza. È vero, ma lo so. Il tuo cioccolato fondente è buonissimo. Questo no, pigliali tutti, io li adoro. Non c'è, qual è, cos'è meglio? Cos'è più buono, il cookie o il cioccolato? Il cioccolato. Ecco, cookie pure. Ma non, oh, lo vuoi? È il cioccolatino. No, a me no, guardate. Ah, facciamo vedere, guardate con me com'è bravo, no? Vado io, ah, mi morde, a me mi odia proprio. Ma perché c'è il cioccolato? Hai di nuovo mano. Tu, metti tu di nuovo la mano. Bello, Cookie, ciao, Cookie. Tocco io a righia. Ma come? Ah! È bravo. Cookie, guarda che così vengono quelli là della, delle forze dell'ordine cani. Ma com'è buono? Ma mi allontano io, diventa buono. Senti la tua presenza, oh. Cookie, ma io ti voglio bene. No, lui no, mi odia. Anche io ti amo. Ma che fa? Ma perché odio fa così? Il telefonino. No, è contento, ride. Stronzetto. Oddio, Nancy alla guida. Mi ha detto tutto. Ce l'ho sotto i denti, sempre. E ce l'ho sotto rosso. Comunque siamo appena uscite dalla palestra. Siamo stanche stanche, ci siamo fatti anche lo shampoo. Infatti i capelli sono swish. Un po', diciamo, fanno swish, sono belli morbidi e puliti, però sono un po' elettrici e un po' sempre gonfi appena fatto lo shampoo. Comunque c'è umidità qui. C'è umidità, è vero, però sono più belli e puliti, vabbè. Comunque adesso dobbiamo andare a fare una bella magnata, evviva, dopo la palestra non c'è una cosa più bella, è vero, di magnare. Troppo troppo bella. Alcune persone poi a me mi dicono, quando metto tipo le foto su Instagram, pizze, panini, roba, dopo la palestra dicono, ma che vi a fare in palestra se dopo ti mangi tutto sto bellissimo? Noi perciò andiamo in palestra. A parte perciò andiamo in palestra, poi noi non andiamo in palestra per dimagrire, quello no. È il concetto fondamentale, ma andiamo per fare i muscoli, per tonificarci, per fare un bel sedere a mandolino, è vero, Nancy? Ce l'ha veramente. Poi ve lo farò vedere. Se mangiate, ragazzi, se mangiate, se non mangiate rimane piatto e moscio. C'è direi che piange. Comunque, a parte gli scherzi, ragazze belle, adesso andiamo a mangiare. Andiamo. Normalmente andiamo sempre al sushi o la pizza. Invece è oggi vero. Abbiamo una voglia strana. Oggi voglia strana, vi faremo vedere. Abbiamo voglia di cibo spazzatura. Oddio Nancy e Carlita, cibo spazzatura. Oddio. Ci vuole fritture, schifezze. Vogliamo proprio farci male, dai, stasera. Trasgrediamo, facciamo una diamo una bella botta al nostro metabolismo. Così lo rendiamo ancora più veloce. Sì, dico a volte. Tipo il sabato e la domenica. Uno deve mangiare molto per risvegliare il metabolismo. Quindi pizza, roba. Ogni scusa, tipo dolci, cioccolata. Cioccolato, poi come velocizza il metabolismo. Patatine fritte. No, ma ci vuole, perché dobbiamo velocizzare il metabolismo. La scusa è buona, però in fondo di verità ci sta in questa cosa. Quindi adesso ci stanno aspettando, già stanno là. Noi abbiamo fatto tardi, come al solito, e speriamo di mangiare bene. Andiamo in un posto carino carino, è vero, Nancy? Vi faremo vedere. Un po' di maionese, che sia buono.
messo questo pezzo, lo sto mangiando proprio per inerzia. Con coprango. Diciamo, ho visto fa un pesce o un porco. Però buonissimo. Non le lascerò neanche una briciola. Niente, peccato. A costo di scoppiare. Con i miei capelli sconvolti che pioveva, ho preso tutta l'umidità, vabbè, mi sono presa qua tutte delle bottiglie di pomodoro che praticamente sono quelle là, le conserve che ha fatto mia mamma, ho fatto un furto nella mia casa. Eccole qua, guardate come sono belle, perché domani devo fare il sugo. E poi questo qua mi è arrivato perché praticamente vi volevo troppo far vedere questo qua che ho comprato, ed è praticamente uno stampo, questo sarà contentissima mia sorella. È uno stampo per fare le torte, i tortini, i muffin, queste robe qua. Vedete, questo è troppo carino. E col coperchio sopra, se lo sono anche conservare così, cioè quando l'ho visto sono impazzita. Ho detto non lo devo comprare, assolutamente, infatti l'ho comprato. Ma soltanto che sto vedendo che avevo comprato anche gli stampini, ma non mi sono usciti. Oddio, no, che tristezza. Comunque tante ricettine nuove devo fare sul mio secondo canale, di merende e colazioni sane. Ora una bella tisanina ci vuole per digerire tutto quello che ho mangiato. Oddio. Anche e soprattutto perché mi sta venendo anche mal di gola, quindi ci vuole proprio una cosa calda. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo domani con un nuovo video. Mua.